Ciao a tutti, siamo qui a Tenno, nello splendido scenario del Lago Maggiore e siamo qui oggi con Yves, presidente del Beach Club Tennis di Lugano. E quindi oggi tra l'altro seguiamo il tournament che fa parte del ITF, che è la Federazione Internazionale di Tennis, che ha sotto di sé anche il Beach Tennis e fa un tour che vale per la classifica mondiale di Beach Tennis. Quali sono o appunto qual è la federazione di riferimento per la Svizzera? Allora, il beach tennis come a livello mondiale è in Svizzera organizzato sotto la federazione tennis svizzera, quindi Swiss Tennis, che ha creato la sottosezione, si chiama Swiss Beach Tennis e quindi è nel mondo del tennis come sport alternativo, diciamo, quindi anche il tour che facciamo in Svizzera, che è il secondo anno che è stato organizzato il tour in Svizzera, è stato organizzato Swiss Tennis, c'erano il primo anno 5 città diverse dove abbiamo fatto degli eventi, quest'anno sono 9 e quindi è insieme alla Federazione Tennis Svizzera. Quindi si sta muovendo un po' di gente intorno a questo nuovo sport. Si sta muovendo un po' di gente, ovviamente bisogna essere consapevoli che fino a 2 anni fa pochi conoscevano il beach tennis, se andavamo alla Federazione Tennis stessa lei non conosceva il beach tennis, abbiamo presentato il progetto per vedere se potrebbe essere interessante per loro, loro erano subito entusiasti, credevano in questa cosa e hanno organizzato quello che stanno organizzando. Ci vuoi spiegare un po' le regole, quali sono? Le regole, per chi conosce le regole del tennis, sono diciamo con la stessa base. Le differenze più fondamentali sono ovviamente che la pallina non può rimbalzare perché c'è la sabbia, che il punteggio che è simile al tennis con la differenza che sul servizio, il primo servizio è direttamente il punto e non c'è un secondo servizio, sul 40 pari c'è punto diretto, se no sul resto siamo come al tennis, nelle competizioni come questa qua si gioca su 2 su 3 di set vinti, casomai perché sono di tempo si fa un long tie break nel terzo set, ma se no le regole sono quasi uguali al tennis, magari qualche cosa che il tennista è abituato, il servizio in diagonale spostandosi da un lato all'altro, invece qui servi da dove vuoi e in tutto il campo. Le palline sono le stesse palline che utilizzano nel tennis per gli juniores perché hanno una pressione minore, leggermente un peso minore perché se la velocità, siamo su un campo che è lungo 16 metri, quindi gli scambi avvengono principalmente sulla distanza di circa 10 metri, un giocatore dall'altro, le palline di tennis sarebbero troppo veloci perché le racchette sono non con le corde ma sono diciamo un materiale, diversi materiali come il carbonio e così via, e lo si sente anche tra l'altro. Esatto. E quindi gli scambi sarebbero troppo veloci, infatti il primo anno, cioè l'anno scorso l'ITF a livello internazionale ha giocato con delle palline di livello 1 che sono un po' più dure, quest'anno hanno calato sul livello 2 per favorire un po' gli scambi perché se no sono molto veloci e finiscono prima. Abbiamo visto che l'Italia appunto è una delle favorite a livello internazionale. Allora sì, il torneo di oggi ovviamente è il primo torneo ITF che facciamo in Svizzera, quindi per noi è soprattutto fare esperienza, invitare giocatori stranieri che tra l'altro c'è stata un'adesione molto buona perché sono comunque da 7 nazioni, c'è cioè un messicano, c'è francese, dal Belgio, Germania, Italia, Bulgaria, quindi siamo molto contenti. E a livello internazionale bisogna dire che ovviamente i più bravi sono gli italiani, tieni conto che gli ultimi mondiali europei, gli ultimi 3 anni li hanno vinti sempre loro, la classifica sono i migliori, hanno delle strutture ben organizzate e ci sono anche dei professionisti che fanno nient'altro che giocare a beach tennis o insegnare a beach tennis, quindi hanno ovviamente tanti vantaggi oltre ad essere bravi ma anche poter mantenere questo, quindi sono loro i più bravi e per noi ovviamente poter fare un torneo qua è sempre una bella cosa, se c'è l'adesione di qualche italiano molto bravo, questo c'è stato, e per noi svizzeri è una bella occasione di far vedere agli svizzeri qua il bel livello del beach tennis e poi a quelli che riescono a qualificarsi per questa fase finale, perché c'è una qualificazione al mattino, anche di strappare qualche scambio con quelli veramente bravi. Voi infatti siete arrivati oggi ai quarti di finale. Noi siamo arrivati ai quarti, sì. Sì, siamo arrivati ai quarti, siamo riusciti a battere la coppia tra dei giocatori, quelli più bravi di Belgio e Germania. Qua siamo andati a scontrarci con degli italiani, non abbiamo giocato un ottimo match, però vabbè, ovviamente la giornata è lunga e quindi immagino. Il risultato è questo, però va bene così. Quindi quinticino per i ragazzi e non solo, le ragazze o anche gli adulti che si vogliono avvicinare a questo sport, sappiamo che c'è appunto il vostro club che è il club di beach tennis di Lugano. Sì.
da quando è nato questo club e chi sono i fondatori che con entusiasmo hanno portato poi avanti questo progetto. Allora, sono cinque i soci fondatori, diciamo, che hanno organizzato questo club, ovviamente soprattutto con l'intenzione di essere punto d'appoggio per il beach tennis in Ticino e poi in contemporanea con questo progetto. Quindi anche il club esiste dal 2008 e niente, siamo a Lugano, Bregassone, vicino allo stadio, dove ci sono dei campi da beach che il Dicastero di Lugano mette a disposizione alla società, tra le quali noi, e quindi lì siamo poi nel periodo estivo quasi tutte le sere secondo il piano della stazione. I costi più o meno di chi si vuole avvicinare a questo sport a quanto si aggirano? I costi sono molto molto ridotti, perché alla fine l'unica cosa è avere una racchetta e una pallina. Sì. Poi dopo ovviamente essere nel club, c'è una quota sociale da pagare, poi facciamo delle prove e quant'altro, quindi chi vuole provare può provare, gli costa niente perché le racchette le diamo, le palline le diamo e non deve iscriversi come socio. Il divertimento è assicurato comunque, sicuramente. Poi dopo, se gli piace, fa la quota sociale, può giocare quasi tutti i giorni, poi facciamo un torneo settimanale, anche a Lugano, al di là di quello a livello svizzero, facciamo decine di tornei, quindi può fare un po' di movimento. Può fare tanto. Quindi per il club, per quest'anno ci sono ancora delle gare da fare, degli più atleti? Più che per il club, che ovviamente ogni giocatore va avanti per conto suo, perché non ci sono ancora tornei fra club, ma del club organizza un po' come nel tennis dei tornei, dove il singolo giocatore può andare. Ovviamente l'evento principale che c'è fra una settimana, e questa è anche un po' una fase preparativa per alcuni di noi, ci sono gli europei di beach tennis in Bulgaria, settimana prossima. Per il nostro club ci sono tre giocatori del nostro club che sono nella nazionale attuale di beach tennis e vanno a rappresentare la Svizzera ai campionati settimana prossima in Bulgaria. Perfetto, ti faccio un complimento per questa organizzazione del torneo e tanti auguri per il futuro e invitiamo tutti i ticinesi ad avvicinarsi a questo sport. Se mi permetti di dire una cosa, come sempre si ringrazia gli sponsor che sono Cox, il Riviera del Lago Maggiore, Gambaroni, l'ufficio turistico e Beach Tennis Corner, che ci hanno dato una mano per organizzare questo, quindi giusto ringraziarli. Ok, perfetto. Alla prossima. Il livello di gioco è abbastanza elevato, ci sono dei bei giocatori, un po' provenienti da tutta Europa, quindi ci sono due francesi molto bravi, due bulgari molto bravi, poi italiani, due svizzeri, due tedeschi molto bravi, quindi il valore era molto elevato. Cos'altro dire? L'organizzazione è stata impeccabile e ci siamo divertiti tutti e speriamo di rifare la stessa esperienza anche l'anno prossimo.